Topolino. Questo non vale, non vale. Beh, allora, c'è un'attinenza personale perché Topolino è stato il mio primo lavoro, quindi è, per me è stato, per me affetto, per me palestra, sperimentazione. Per me però anche aver imparato a Topolino a giocare con le parole, quello che ho imparato a fare per Topolino poi l'ho traslato nel mondo adulto e quindi forse è palestra, proprio per me Topolino è palestra e poi Topolino è fantasia, è creatività, è gioco, è un mondo. Adolescenza. Adolescenza per me è imprevedibilità, la prima parola che mi viene in mente. Ho sempre amato lavorare con gli adolescenti proprio perché sono imprevedibili e quindi non puoi programmare, quindi non puoi crearti aspettative, non puoi permetterti di sbagliare, o meglio, puoi permetterti di sbagliare nel senso che poi sai che te la puoi e te la devi rigiocare. Educazione. Educazione è provarci, educazione è stimolare, educazione è tentare di smuovere. Per me educazione è tirare un sassolino e da quel sassolino poi ci sono dei cerchi che si aprono, che nascono, che non sai bene dove porteranno, però per me è proprio un sassolino lanciato. Margherita Hack. Ossigeno. Per me è stato un incontro personale e professionale importantissimo, però era veramente una boccata d'ossigeno perché era ironia, era competenza, era curiosità, era futuro, era spiazzamento e veramente ogni volta che uscivo da un incontro con lei era come aver respirato una boccata d'aria nuova, pulita, in attesa, che ti riempiva di tutto. Screensaver. Screensaver è stato tentativo, per me era una provocazione, era tentare di fare una televisione che all'epoca non c'era, forse un progetto anche un po' troppo avanti, per me è stato occasione per mettermi in gioco, è stata occasione per mettere al centro i ragazzi in un modo nuovo con le telecamere accese. È un'esperienza che mi ha dato tanto, ma anche tolto tanto, perché quando è morto, secondo me, poteva ancora sopravvivere, aveva ancora una sua valenza educativa, sempre nel senso di sassolino lanciato. E adesso ho un screensaver di ritorno, sono tantissimi giovani universitari che fanno gli autori, fanno i registi, fanno gli attori, che mi fermano per strada e mi dicono guardavamo screensaver, abbiamo scelto di fare questo lavoro grazie a quel programma televisivo ed è bello, è un sassolino che mi ritorna. Radio. Radio è tutto, per me radio è fantasia, radio è Gianni Rodari, radio è far vedere le cose attraverso le parole, radio è spontaneità, radio è quello che vorrei fare da grande. Europa. Europa opportunità. Mi hanno chiesto di parlare di Europa, ho scelto questa chiave, cioè di far vedere l'Europa che cos'è, oltre a che cosa dovrebbe essere, cosa potrebbe essere, cerco di raccontare l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Per me l'Europa è un'occasione e mi piace tentare di trasmettere le potenzialità di questa occasione. Sentimento. Sentimento è passione, sentimento è sbattere la testa, sentimento è fare cose in cui credi. Sentimento è quello che è la radio, cioè in radio non puoi barare, quindi il sentimento è quello che riesci a dare ai tuoi ascoltatori. L'ultima, libertà. La libertà è questa, cioè avere la libertà di poter scegliere quello che si può fare, quello che si vuole fare, e la libertà è poter dire di no, la libertà è non aver paura di dire quello che si ha da dire, non aver paura di mostrare questa faccia da schiaffi. E per me la libertà è tutto questo. Grazie mille.